dovevamo consegnare alla stampa delle slide che davano conto del primo anno di lavoro della città metropolitana, il lavoro faticoso e complicato che è stato messo in campo, e soprattutto dare qualche numero. Comincerei con l'edilizia scolastica, tanto per avere qualche indicazione. E qui si è visto anche il lavoro importante che gli uffici amministrativi hanno messo in campo: snellimento, compattezza, lavoro di squadra, ognuno fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo, dall'impiegato al dirigente, al segretario generale e tutti quanti. Anno 2013, importo gare indette circa 15 milioni, anno 2014 circa 3 milioni, anno 2015 circa 43 milioni. Parliamo di edilizia scolastica, poi entriamo nel dettaglio. Comune di Napoli, di questi 43 milioni circa, 13 milioni circa nel Comune di Napoli e 30 milioni circa nelle altre comuni. Con alcune opere strategiche, in particolare che la città di Napoli, la città metropolitana e questa provincia attendevano da tempo, l'abbiamo già divulgata nei giorni scorsi, non ci torniamo. Ne cito uno per tutto, l'area di via della Cina ex Cavo, che consentirà di mettere a posto tutta la programmazione e l'edilizia scolastica dell'area occidentale di Napoli, Rotta, Rione Traiano, area Flegrea. E questo è un obiettivo strategico perché parliamo di oltre 12 milioni di lavoro. La rete viaria anche, ci sono stati interventi significativi, anno 2013, che significa il cuore dell'ultima amministrazione provinciale uscente, stiamo assestati intorno ai 7 milioni, 2014 4 milioni, 2015 25 milioni. A tutto questo tenete presente che si deve aggiungere, questo è quello che noi abbiamo detto, messo in campo e amministrativamente chiuso nel 2015, poi c'è tutta la programmazione triennale 2016, 2017, 2018 sulla quale poi ritorneremo, perché si tratta del più imponente investimento di opere pubbliche su strade, assi costieri, dissesto idrogeologico, edilizia scolastica. Forse dobbiamo andare a un dopo terremoto per avere un impatto di quel tipo. Ovviamente noi spenderemo molto meglio i soldi rispetto a come sono stati spesi dopo il terremoto, questo vogliamo avere assodato. Anche nel settore ambiente sono stati fatti degli investimenti importanti nel 2015, soprattutto per il rafforzamento della raccolta differenziata e per gli impianti di compostaggio nei comuni. Basta vedere alcuni dati, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni e mezzo, e poi c'è un ulteriore riflessione che farò dopo, poi si va nel dettaglio nelle slide. Ci tengo a dire che tutto questo è avvenuto senza realizzare in alcun modo la contrazione del personale della città metropolitana. Ricorderete voi tutti che all'inizio c'è stata una fase molto dura perché la legge del Dio imponeva un taglio del personale del 30%. C'è stato un lavoro fortissimo che è stato fatto in ANCI, che abbiamo fatto noi come città metropolitana, e con orgoglio possiamo dire che noi abbiamo respinto questa programmazione nazionale. Non solo, ma abbiamo soprattutto salvato la Polizia Provinciale, che era una delle articolazioni che si dava per persa. E con la Polizia Provinciale, tra l'altro, stiamo facendo un lavoro molto importante, ovviamente insieme agli altri uffici amministrativi. Una stagione di consegna di beni confiscati molto importante. Vorrei ricordare due protocolli nel segno della legalità che abbiamo recentemente firmato con la Procura Generale della Repubblica del distretto di Napoli, i procuratori della Repubblica del distretto, un'altra con la Corte dei Conti, nell'ambito dello spirito della collaborazione tra istituzioni. Quindi Polizia Provinciale impegnata soprattutto nel contrasto ai reati ambientali, terra dei fuochi e quant'altro. Numerosi sono i protocolli che abbiamo firmato e che stiamo firmando, addirittura nel settore dello sport, nel settore della partecipazione alla vita dell'ente con i giovani professionisti, e sulla terra dei fuochi, che inaugureremo tra qualche giorno, l'osservatorio dove all'interno ci saranno le associazioni. Vorrei anche ricordare un altro paio di obiettivi al quale ho tenuto moltissimo,
che anche qui in direzione un po' contraria rispetto alle indicazioni normative, però sempre nel rispetto della legge, sia ben chiaro, nel senso, ci sono degli orientamenti e come sempre gli orientamenti di diritto va interpretato, e noi abbiamo interpretato sul sociale e sulla cultura in modo un po' differente rispetto a quello che avanti il legislatore. Mi spiego, noi conveniamo sul fatto, nel senso, non possiamo prendere atto che la volontà del legislatore è quello che le città metropolitane nel tempo non si occupino di cultura e sociale. Possiamo condividere o non condividere, ma la scelta del legislatore. La scelta del legislatore era però un po' dura, incomprensibile e finanche grave, perché ci diceva in qualche modo che noi avremmo dovuto interrompere, tranciando dall'oggi al domani, qualsiasi servizio sociale, qualsiasi sostegno alla cultura. Beh, noi non l'abbiamo fatto, abbiamo stanziato, se non erro, circa 5 milioni di euro per le politiche sociali, garantendo la continuità di alcuni servizi che altrimenti sarebbero stati smantellati ad horas, in attesa ovviamente che i comuni si faranno carico di tutte le politiche sociali, così come con la cultura. Vorrei ricordare una cosa alla quale tengo moltissimo, perché tutti si riempiono la bocca, la cultura, il paese deve ripartire alla cultura, poi fanno le leggi e non danno niente alla cultura e anzi vanno a tagliare. Noi come città metropolitana abbiamo non solo confermato, ripristinato l'intervento culturale nel San Carlo, cosa di questi giorni, che secondo me è fondamentale, il teatro più antico del mondo, dove qualcuno aveva deciso di uscire, noi ci siamo rientrati, il Mercadante e il Triano. E qui ovviamente si innesta poi una collaborazione che andrà fatta soprattutto con la Regione. Io ringrazio ovviamente tutto questo, i consiglieri metropolitani che hanno dato un contributo, chi si è assunto la responsabilità non facile di assumere delle deleghe. Devo però anche sottolineare una nota dolente, che per espressa responsabilità politica, lo voglio dire in modo chiaro, c'è nelle slide, di una parte, ahimè maggioritaria, dei consigli metropolitani, alcuni finanziamenti che noi avevamo previsto molto strategici e molto importanti, come la realizzazione di interventi per la fascia costiera, il controllo degli impianti tecnici, il finanziamento dell'associazione teatro stabile, l'erogazione dei servizi telematici, la lotta all'abusivismo edilizio, l'efficientamento delle procedure di gara e soprattutto l'acquisto di compostiere domestiche, attrezzature automezzi per l'incremento della raccolta differenziata dei comuni della città metropolitana per circa 11 milioni di euro, non sono stati approvati dal Consiglio metropolitano per ragioni, per quanto mi riguarda, assumo la responsabilità ovviamente di quello che dico, pienamente politiche. Cercheremo, prendo l'impegno, di recuperare queste somme nel bilancio che andremo a approvare da qui a breve, quindi nonostante il fatto che una parte dei consiglieri metropolitani abbiano fatto prevalere logiche meramente partitico-politiche contro gli interessi dei cittadini e dei comuni, noi le recupereremo. Trovo molto grave tutto questo, perché si tratta, ripeto, di somme fondamentali proprio per il miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente, della sicurezza. Le abbiamo documentate, stanno le risorse là, senza alcuna giustificazione. Fecero mancare il numero legale, lo ricordate, la stampa era presente. Al 31 dicembre del 2015 la città metropolitana ha bandito gare di appalto per opere pubbliche per un importo complessivo pari a oltre 80 milioni di euro. Qua veramente voglio ringraziare tutti, perché la macchina amministrativa che ho trovato, ovviamente un po' depressa quando ci siamo inseriti, vedo qualcuno che arrisce con la testa, ma è normale, perché chiaramente si stava passando da un seppellimento ad un nascituro, quindi non era facile l'operazione di rianimazione che si doveva mettere in atto. La prospettiva all'inizio ce l'avevano venduto come un grande sogno. Io ricordo gli incontri con il governo, le promesse, gli impegni, che un po' fanciullescamente ancora, dal punto di vista politico forse credevamo, ma perché noi abbiamo un senso istituzionale che ci contraddistingue, nulla di tutto questo, nulla, né risorse economiche, né allentamento del paese, ci hanno lasciato completamente soli. Quindi se oggi siamo arrivati a questo obiettivo, che secondo me è veramente enorme, io perciò ci tenevo a fare questo punto stampa, a consegnare il materiale, lo si deve esclusivamente, lo dico con sincerità, a un lavoro di squadra. Ci sarà pure chi non ci ha creduto, ci sarà pure chi si è un po' nascosto, però devo dire che complessivamente la macchina, le sue articolazioni, tutto il personale con Cantiero Bosco, che opera qui a Piazza Matteotti e gli altri uffici, hanno dato un grande contributo, si è rimboccato le maniche.
qualche volta qualcuno ha un po' scalpitato e ha messo in campo una frenesia che non c'era bisogno, perché noi abbiamo messo in campo tutto quello che si poteva mettere, e aspetto una collaborazione sempre maggiore dei sindacati e dei lavoratori. Vorrei ricordare, avviandomi verso la conclusione, il lavoro enorme che è stato fatto sulle società partecipate, perché anche qui, come Palazzo San Giacomo, andiamo verso non solo il salvataggio delle aziende partecipate, ma verso il loro rafforzamento, consolidamento, la ricapitalizzazione, CTP, Armena, Satna, insomma sono obiettivi strategici. Se oggi noi andiamo alla regione, dico noi non per curare maestati, ma noi come squadra, perché io sono poi contestualmente sindaco di Napoli, sindaco città metropolitana, andiamo da Luca e siamo credibili con ANM e CTP, rappresentiamo un punto di riferimento talmente forte che stiamo dando una mano ai lavoratori licenziati EAB e EABUS che saranno inseriti come autisti nelle nostre aziende. Il lavoro che si sta facendo tra Sapna e Asia, Armena, su cui anche nei prossimi giorni ci saranno delle ulteriori novità e prospettive di sviluppo, insomma anche questo ci tengo a dire, che c'è una visione politica dietro a tutto questo, non è improvvisazione, l'improvvisazione non è casualità. Cioè noi crediamo che i servizi essenziali debbano essere in mano pubblica. Io stamattina, prima di venire da voi, ho visitato due o tre aziende del trasporto pubblico, due o tre stabilimenti del trasporto pubblico della nostra città, e questo ho voluto dire. 5 anni fa sembrava che dovevamo fare il funerale di ANM, il funerale di tante aziende di servizi pubblici, così come quando sono entrato qua dentro. E invece devo dire non che stiamo navigando nel loro, che abbiamo una salute perfetta, che possiamo cullarci qui a loro, no, qua è tutto complicato e sarà tutto difficile, però c'è una strada, ci sono fatti, perché i numeri che oggi abbiamo voluto dare non sono chiacchiere, non sono promesse, non sono impegni, sono i fatti. Anzi, come avete potuto notare, non ho quasi parlato del piano triennale, che è quello che verrà e che è già finanziato. La fotografia è quello che si è fatto nell'anno più difficile, cioè il 2015, dove c'è stato un investimento pubblico in settori strategici per la vita dei nostri concittadini veramente importante. Quello che un po' manca è una parte della politica. Noi ci auguriamo di convincere anche gli scettici a darci una mano, io l'ho detto sin dal primo momento, qui non ci sono alleanze politiche, non ci sta niente di tutto questo, c'è un'assunzione di responsabilità, ed è per questo che vedete anche una eterogeneità di provenienza politica delle persone che hanno deciso, e li ringrazio, di assumersi deleghe complicate anche in settori di cui qui non ho parlato, ma che riguardano lo sport, l'ho accennato prima, la salvaguardia del territorio, settori strategici come la pianificazione urbanistica. Stiamo per licenziare per la prima volta nella storia di questo ente la pianificazione urbanistica di tutta la città metropolitana e il piano strategico, in modo da poter dare regole certe per il territorio della nostra città, affrontare le questioni delle zone rosse, il trasporto via mare, le tantissime prospettive. Adesso il 2016 sarà soprattutto l'anno in cui stimolare sempre di più la partecipazione dei cittadini alla vita della città metropolitana. Ed è per questo che abbiamo creato questi osservatori, ed è per questo che stiamo ricevendo un'attenzione veramente crescente da parte della popolazione. Speriamo in un aiuto concreto anche dei colleghi sindaci, perché loro saranno determinanti, non devono disertare le conferenze dei sindaci, perché i sindaci sono le sentinelle affinché altri che poco si preoccupano dei territori fanno quello scherzetto di cui abbiamo parlato prima. Forse se tutti i sindaci fossero stati più presenti, noi non avremmo, tra virgolette, perso quei 12 milioni, perché quei 12 milioni io l'avevo trovato, l'avevo messo in bilancio, e altri se ne sono scappati e non l'hanno approvato. Adesso toccherà a noi, con qualche manovra di creatività finanziaria, istituzionale, politica di cui siamo capaci, di salvarle. Nessuno ci darà merito, non faremo, lo faremo, perché per me i sindaci sono colleghi che meritano la massima attenzione. Semmai ci auguriamo che fotografie come quelle di fine anno non si verifichino. Io quello che più o meno dovevo dire, perché altrimenti faccio un elenco che diventa anche un po' noioso. Ci sono le slide, ci sono i documenti, e in questa direzione noi siamo proiettati già con l'inizio di quest'anno a aprire e chiudere tantissimi cantieri, lo ripeto, soprattutto scuole, strade, e un altro settore a cui tenevamo molto, la linea costiera, per il contrasto al dissesto idrogeologico dei nostri territori. Questo è stato fatto utilizzando al meglio le griglie rigide della finanza pubblica,
interpretando in modo corretto le leggi di stabilità e spending review, abbiamo recuperato, voglio ricordare anche in questa sede, circa 700 milioni di residui attivi perenni che non venivano utilizzati e soprattutto abbiamo acquisito una credibilità nazionale importantissima. Cioè Napoli, anche dal punto di vista della finanza, della legalità e dell'azione amministrativa della città metropolitana, è diventato un punto di riferimento in sede ANCI, sia con i parametri di bilancio, sia con le azioni che abbiamo messo in campo, e anche le altre città metropolitane ci hanno visto come punto di riferimento per come siamo riusciti ad affrontare questioni veramente delicate. Quindi siamo solo all'inizio dell'opera, però mi sembrava corretto fare un bilancio, perché altrimenti frettolosamente non si riesce a comprendere quanta differenza di azione è stata messa in campo. Quei numeri che ho dato all'inizio su scuole e strade in particolare dimostrano la potenza amministrativa e istituzionale che ha messo in campo questo ente. Meglio funzioniamo, più siamo credibili, più possiamo portare le nostre lotte a Roma. Questo è stato sempre il messaggio che ho dato sin dall'inizio. Lo scoramento, la depressione, il fiaccarsi, il nascondere non serve, perché c'è chi ovviamente scommette sulla sconfitta della città metropolitana, parliamoci chiaro. Abbiamo anche tante difficoltà politiche, le regioni non si vogliono convincere che i finanziamenti europei devono arrivare direttamente alla città metropolitana, e noi vinceremo anche questa battaglia, perché non è possibile che non ci siano risorse che vanno direttamente alla città metropolitana, non è possibile che alla città di Napoli vengano dati soltanto 70-80 milioni di euro direttamente nella programmazione dei pomeriggio con città metropolitana, e poi i soldi vengono restituiti indietro dalle regioni. E di questi giorni il dibattito è che solo nel 2014 la città di Napoli ha avuto erogati i fondi europei della programmazione 2007-2013, quindi è sempre una corsa contro il tempo. Siccome noi siamo pronti a assumerci responsabilità, dateci però pure i poteri, dateci direttamente i soldi, cioè li gestiamo noi, in modo che se sbagliamo non potremmo dire che è colpa della regione, è colpa del governo, è colpa di quell'altro, se sbagliamo è colpa nostra, ma se li sappiamo utilizzare, dico a Dio, è merito nostro. Invece adesso si sta solamente con il cerino in mano. Nonostante il cerino, siamo riusciti a mettere in campo tutte le azioni che vi ho raccontato. Quindi le slide sono a vostra disposizione, noi le diffonderemo anche sui siti e sui social istituzionali, ci auguriamo che anche la stampa ci dia una mano a far comprendere ai cittadini della città metropolitana che questa è una realtà viva, una realtà che sta investendo, che ha bisogno del contributo dei cittadini e che rappresentiamo la più grande area metropolitana urbana d'Europa per numero di abitanti in un fazzoletto ristretto di chilometri quadri. Quindi una grandissima sfida che si sta costruendo col capitale umano. Dal capitale umano siamo riusciti, non so come, anche a trovare delle risorse economiche. Quindi questo sicuramente è la nostra forza, e chiudo dicendo che non deve essere però un alibi per chi finora nei confronti del Mezzogiorno non ha fatto nulla, anzi ha addirittura ostacolato un processo di cambiamento che è in atto nella nostra città. In questo anno, devo dire, sulle città metropolitane noi il governo non l'abbiamo proprio visto, eppure questa si chiama riforma del Rio, che ricordo a me stesso è un ministro della Repubblica Italiana che fa parte del governo. È molto, secondo me, triste dover constatare una riforma così importante, la più importante dopo l'entrata in vigore delle regioni, sia stata lasciata nelle mani esclusive, diciamo, dei territori, che tra mille difficoltà, tra mille problemi, a titolo completamente gratuito, voglio ricordare pure alla stampa, questo lo facciamo a titolo completamente gratuito, non c'è nemmeno rimborso, non c'è niente, non c'è compenso, tutto quello che si fa è esclusivamente con spirito istituzionale, e quindi credo che questo sia una cosa che dobbiamo ricordarlo ai concittadini. Grazie a tutti quelli che mi hanno confortato in questo anno di lavoro, che hanno sostenuto l'azione amministrativa e che continueranno a farlo nei prossimi mesi. Grazie ai consigli metropolitani che sono stamattina intervenuti, grazie a chi non è intervenuto e ha dato un contributo, e cerchiamo di convincere chi finora non ha dato un contributo di farlo, perché nell'interesse collettivo e non nell'interesse di questo o di quell'altro consigliere metropolitano. Mentre trattandosi di una conferenza stampa, io sono a disposizione dopo interviste, adesso anche i consiglieri metropolitani sono a vostra disposizione, se in qualche settore particolare, scuola, trasporti, urbanistica, eccetera, volete avere dei chiarimenti, loro fanno parte di questa squadra, che è una squadra istituzionale, non è una squadra, chiamiamola così, di alleanze politiche, così ci capiamo una volta per tutte.
Basta, se ci sono domande, se no le facciamo. Andiamo, andiamo. Ma stop.